il 2010 è l'anno del mondiale sudafricano, un mondiale di per sé storico perché è il primo che si gioca in terra africana. Noi da quel mondiale uscimmo a testa bassissima e forse l'unico ricordo dolce di quella estate mondiale è quel Waka Waka di Shakira che risuonava su tutti i lidi italiani, compresi chiaramente quelli del Lido delle Rose. Il TDF del 2010, il sesto, è anche di per sé storico perché è il primo che organizziamo noi piccoli. Tutte le squadre si chiamano con un nome di una nazionale, quindi si crea una sorta di mondiale. C'è il Beach Soccer e vince con il Congo proprio il Sudafrica. Nel 2010 Santi Testa decide di passarmi le chiavi del torneo ed io insieme a Nicola, Filippo e Edoardo trasformo quel piccolo torneo junior nel torneo dei grandi. Riproponiamo la nostra formula, quel 2-1, tutte le squadre giocano sia a beach basket che a beach soccer. L'interesse del torneo scema un attimino, poi è arrivato il motore che lo ha rivitalizzato, che è stato Corrado con Nicola, ma soprattutto Corrado senza farne una colpa a Nicola, e il torneo è proprio rinato. La prima cosa a cui penso risale allo scorso anno quando durante la cerimonia finale siamo stati chiamati io, Corrado, Filippo mio fratello e Nicola per una foto tutti insieme, una cosa che forse non era mai successa e che mi ha fatto veramente piacere. In quanto insomma noi, anche io e Filippo, siamo cresciuti insieme a Tommaso e quindi ci sentivamo anche noi un po' figli di questo torneo. Il primo anno è caratterizzato da un pari merito. Vince il Congo di Christopher Iachini e il Sudafrica di Gianmarco Zitti. Sì, là mi ricordo che la finale, che c'era tutto il pubblico contro, per questi, sai, turisti, così, c'erano tutti gli amici loro qua, e c'ero solo io e Dado, in pratica, che facevamo il tipo per la squadra nostra. Però comunque c'è, dava gusto perché, capito, col pubblico contro, la mezza mini bolgia, no? Per Gianmarco è il primo di una lunga serie, ma quel trofeo è simbolico. Infatti, tra la squadra di Christopher e la squadra di Gianmarco nascerà poi una lunga e duratura amicizia. Pazzesco. Questa fu una bella, questo è proprio il primo torneo, la mia prima esperienza proprio in assoluto al TDF. Tra l'altro c'era anche il buon Artevani in squadra con noi, nonché giocatore titolare, e qua vincemmo, qua fu veramente bello. Negli anni successivi il torneo cresce con gli stessi atleti, diventavamo grandi noi e diventava grande il torneo. Nel 2011 vince il Portogallo di Maggitti, Ricca, Petraccia e Pisetta, ed è la prima a realizzare il triplete. Nel 2012, invece, partecipa tra gli atleti Davide Moretti, che oggi gioca in Serie A1 con Milano. Allora, la sua Milano era il Ghana. E non c'è bisogno di dire che quel torneo lo vinse a mani basse, in una squadra che fece della casualità il suo punto di forza. Pare infatti che i 6 giocatori che componevano quella squadra si erano conosciuti solo pochi istanti prima dell'inizio del trofeo, perché tutti quanti provenivano da squadre che non erano riusciti a completare il loro roster. A Milano il trofeo arriva nel 2017, quando una delle squadre che si iscrive ha come capitano proprio un ragazzo di Milano, Federico Salerno. Quella squadra lì non raggiunge mai dei grandi risultati dal punto di vista sportivo, ma contribuisce a suo modo alla crescita del torneo. Infatti con Federico nasce la moda dell'andarsi a creare una pagina Instagram dedicata alla propria squadra. Guarda, io vengo qua da 22 anni, praticamente dalla mia età, perché il mio bisnonno è rosetano. Per cui un mio amico Osvaldo, che è poi il cofondatore della squadra, mi ha detto che appunto ci sarebbe stato questo torneo come gli altri anni, come gli anni precedenti, e abbiamo detto quale migliore occasione per provare a vincere qualcosa insieme, visto che uno abita a Torre San Rocco e l'altro abita a Milano, se non il TDF. Allora, noi per divertirci abbiamo creato questa pagina Instagram dove si possono trovare dei giochetti, tipo dei quiz, insomma, domande su di noi, e un po' si può leggere la nostra storia.
L'abbiamo fatta appunto per divertirci, anche un po' per diversificarci dalle altre squadre. Ogni squadra al TDF ha una storia particolare. Alcuni, a dir la verità, si iscrivono per mantenersi allenati durante l'estate. Altri, invece, considerano il TDF il vero e proprio evento della stagione. Tra le tante storie particolari, ce n'è una forse molto molto strana. Si tratta di un gruppo di amici che si ritrova ogni anno al Marisella e che nel 2019 decide di dare un nome a quel gruppo, il nome di una nazione, il Suriname. Ci siamo conosciuti circa, penso, 10-12 anni fa, proprio qua a questo lido, al Mirella. Io sono di Castelnuovo, quindi ero, diciamo, della zona del luogo, mentre invece i miei amici vengono tutti da, che sono di Alta Sassuolo, oppure c'è Edoardo che viene da Torino, dall'Aquila, quindi siamo abbastanza sparsi in tutta Italia. Noi abbiamo questo gruppo su WhatsApp degli amici del mare, quindi abbiamo fatto la proposta sul gruppo, facciamo il torneo quest'anno, e tutti abbiamo risposto positivamente. Quindi abbiamo deciso di iscriverci e tutti insieme abbiamo fatto la squadra. Vuol dire, tipo fare un paragone tra le due cose, tra l'amicizia e la nazione. Perché noi ad esempio possiamo dire che, appunto, come ti ho già detto prima, fin da piccoli venivamo qui allo stesso lido e quindi avevamo in comune il luogo d'appartenenza, diciamo, il lido. Mentre invece, quando riguarda la nazionale, i giocatori della nazionale hanno in comune la provenienza dalla stessa nazione, quindi questo. La squadra però non è composta unicamente dagli atleti. C'è infatti anche un vero e proprio reparto dirigenziale. Ma noi in realtà siamo abituate, nel senso che loro l'hanno proposto sul gruppo del mare che ci siamo tutti, ma noi è da quando siamo piccoli che siamo abituate così, perché il pomeriggio era sempre così, c'era la spiaggia, loro giocavano, cercavano tutti i vari gruppetti che incontravano nei vari lidi, di ritrovarsi qui a tifare una nazione vera e propria, perché noi ci consideriamo una nazione a tutti gli effetti. Quindi è stato emozionante, è stato molto bello, devo dire, non me l'aspettavo. È una squadra che noi organizzatori in realtà non conosciamo e, a dir la verità, sottovalutiamo. Non partono come testa di serie, ma raggiungono la fase finale in tutte e due le competizioni. E lo fanno coinvolgendo il tifo. Si crea un vero e proprio fenomeno Suriname. La loro avventura si conclude ai quarti. Perdono a basket 2-0 contro il Principato di Monaco. E a calcio sono sconfitti invece dal Congo 2-1 dopo due sciagurati tempi supplementari. E così la loro sorpresa assume un retrogusto di amaro rimpianto, come poi lo descriveranno loro in una toccante lettera sulla loro pagina Instagram. Per noi è stata anche una sorpresa, perché quello che voi avete letto l'ha scritto un ragazzo, il Rich Edoardo, che è una persona anche molto timida, molto introversa, non è uno che esprime i suoi sentimenti, le sue emozioni, quindi leggere tutto quello da lui per noi è stato un qualcosa in più. Voi l'avete letto insieme a noi in diretta. Noi in realtà eravamo partite che eravamo 2-3, no? E c'erano magari qualcuno più piccolo, qualche fratello, eh. Poi ogni tanto ci guardavamo intorno e vedevamo che la gente che non conoscevamo in realtà ci tifava. A proposito di Congo, anche quella è una squadra molto affezionata al TDF. Non ha mai avuto una composizione fissa, ma dal 2015 c'è a capo Massimo Di Giacinto, che in realtà il trofeo lo aveva già vinto nel 2014, perdendo però la finale di calcio contro il Messico di Simeone, Valente e D'Aurelio. Per Massimo il TDF è una vera e propria maledizione. Non riesce infatti a vincere la finale di calcio dal 2014. L'ha persa infatti nel 2015, nel 2017 e nel 2019. E il suo destino è imprescindibilmente legato a quello del Venezuela, che in quegli anni la finale l'ha sempre vinta. Sfortuna sicuramente, poi gli episodi, ma non so il motivo sinceramente non lo so, però forse anche il fatto che, ecco, l'hai perso tante volte e quindi dici, oh, quest'anno lo vinciamo, e quindi eri sicuro di vincerlo e invece alla fine arrivi che... A Massimo però il trofeo ha regalato anche dei sorrisi. Nel 2014, malgrado la sconfitta, è stato comunque premiato come miglior giocatore di calcio, mentre nel 2019 è stato premiato come bomber del torneo. Due piccole coppe che non vedono l'ora di diventare un contorno per quell'agognato trofeo che Massimo e i suoi tenteranno di conquistare negli anni successivi.
l'ultima storia che voglio raccontarvi è quella della Russia guidata da Lorenzo Stama. Si sono iscritti al torneo più volte, ma la particolarità è arrivata nel 2019, quando, insieme a Lorenzo, si è iscritto anche il padre Giuseppe Stama, detto Titti, ex guardia, tra le tante, dello Stato Basket e del Teramo Basket. Titti, nel 2019, ha vinto il mondiale over 55. È munito di medaglia d'oro al collo, si è scambiato simbolicamente la canotta italiana con quella russa, coltivando con il figlio Lorenzo il sogno di vincere il trofeo. È molto bello, mi piace, c'è gente, il torneo è sempre appassionante, molto agonismo, anche correttezza. Purtroppo il sogno si è interrotto con la sconfitta in semifinale in una durissima gara con il Kamchatka, decisa all'ultimo tiro da Mark Washington. Ma sono sicuro che Titti avrà voglia di affiancare al trofeo over 55 vinto in Finlandia il trofeo del TDF. Una voglia, questa, che ha contraddistinto tutte le squadre che si sono iscritte al TDF e che ha reso il torneo un posto sempre più speciale. She's holding secrets, got my chains behind the bed, and a coffee can, throw my knuckles in, just in case.